Lei spesso ha sollevato il problema legato a questa intersezione fra vecchio e nuovo ponte che ha creato purtroppo dei problemi di carattere legati alla sicurezza, una eccessiva incidentalità. La soluzione sembra sia stata trovata. Sì, infatti, come possiamo vedere alle nostre spalle, la provincia ha già apportato una sostanziale modifica della segnaletica sia orizzontale che verticale, rafforzando quella che era la segnaletica precedente, non perché non bastava, anche perché rispettava tutti i requisiti imposti dal codice della strada, ma appunto per prevenire il susseguirsi di incidenti di queste ultime settimane, sicuramente frutto di distrazioni, di una non lettura dei segnali stradali e di limiti non rispettati di velocità. Vabbè, questo ci penseranno chi di dovere, sta di fatto che il numero di incidenti è stato troppo elevato ed era normale che scattasse la cosiddetta lampadina rossa. Assolutamente, per cui il mio applauso alla provincia per essere intervenuta anche in tempi stretti, apportando queste sostanziali modifiche che o per eccesso di velocità o per eccesso di abitudine hanno portato le macchine ad incidentarsi. Senta, e questo ponte provvisorio, in Italia si sa che le cose provvisorie poi diventano definitive. Siamo in contatto con il ministro Fitto per trovare gli altri finanziamenti, per cui credo che non tarderanno ad arrivare e credo che non tarderanno, le previsioni per il ponte definitivo.